Ciao a tutti amici di FC Inter Daily, oggi Piero Osili ha parlato e ha detto cose molto importanti praticamente su quasi tutti gli argomenti di mercato e da cui possiamo trarre delle conclusioni, possiamo trarre diciamo, degli spunti, leggere tra le sue parole, anche se è stato abbastanza chiaro. Innanzitutto partirei dalla questione attaccante. Allora, tanto è stato molto simpatico il siparietto che ha fatto con Di Marzio, quando Di Marzio gli ha detto giura di dire la verità, non altro che la verità, lui ha detto io non dico mai la verità, quindi scherzando. Allora, le parole di Ausilio su Icardi, sì, su Lautaro Martinez erano già, diciamo, uscite 2 sere fa ed erano state molto molto chiare. Questo non vuol dire che l'Inter, se arriva a un'offerta di 80 più 90 più un giocatore che piace, l'Inter non accetti. L'Inter non voleva accettare una richiesta con poco cash a 50 milioni più due giocatori che non piacevano troppo. Poi ha parlato anche di Werner e questo fa sempre di più rimanere Lautaro nei confronti, cioè verso l'Inter, perché Werner non sarà un giocatore dell'Inter, questo l'ha fatto capire, l'avevamo detto molto forte noi su FC Inter Daily, e questo perché, come abbiamo detto, lui non voleva andare all'Inter, cioè più che altro voleva andare al Liverpool, preferiva andare in Inghilterra, quindi nonostante l'Inter sia disposta a pagare i 60 milioni nella clausola, che possono diventare 50 in caso di non vittoria del campionato dell'Ipsia, come posso dire, lui non vuole venire, quindi è inutile pagare la clausola perché comunque ci vuole la volontà del giocatore. Poi su altri giocatori, cosa molto importante l'ha detta su Rajan Nainggolan, e come abbiamo detto noi in qualche post, l'Inter sta cambiando valutazione su Rajan Nainggolan, o meglio, cioè Conte l'ha sempre voluto Rajan Nainggolan e ha detto alla società: ma perché dobbiamo andare a pagare Vidal quando abbiamo un giocatore simile che torna per forza perché il Cagliari non ce lo riscatta? E alla fine penso che l'Angolan abbia buone chance di restare, molte buone chance di restare, perché è un profilo che piace. L'altro profilo che piace a centrocampo è quello di Sandro Tonali, su cui il DS dell'Inter ha detto che piace molto, e se Cellino abbassasse, ha fatto capire che se abbassasse un pochino le pretese sarebbe comunque un giocatore dell'Inter. L'ha fatto capire molto molto bene, secondo me, perché ha detto che Tonali è un giocatore che tecnicamente va bene all'Inter, ma che non va bene, cioè diciamo economicamente costa ancora un pochino troppo. Quindi se Cellino, che a detta di Piero Osilio, cioè rientrano in quei presidenti che dopo il Covid chiedono ancora di più rispetto a prima, non scende da quella, cioè dovrà scendere da quella sua valutazione di 50 milioni, adeguandosi a quella dell'Inter, che si spingerà a 35 più qualche bonus. E il giocatore che arriverà sicuramente all'Inter, dalle parole, cioè nel senso che ha buone chance di arrivare all'Inter, e dalle parole di Osilio si è capito, è Ciunha dell'Eintracht, che a sua detta c'è un giocatore che piace molto all'Inter, che l'Inter vuole seguire molto, con cui ha ottimi rapporti con la gente, sta molto parlando con la gente, quindi potrebbe essere un giocatore molto importante come terza o quarta punta. Capitolo terza o quarta punta: Sanchez Cavani o Sanchez Cavani. L'Inter, cioè Ausilio, ha detto che valuteranno le prestazioni di Sanchez. Questo è in parte vero, ma comunque l'Inter non vorrebbe riscattare Sanchez alle richieste dello United, che sono di 20 milioni, e l'ha detto soprattutto perché così Sanchez può essere comunque un fattore molto importante in questa finale di stagione. Molto, cioè, bisognerà giocare molto ravvicinatamente, e questo, diciamo, porterà le panchine a essere ancora più importanti. Capitolo Cavani: ha fatto capire che Cavani è un giocatore che interessa. Se si abbassasse un pochino le pretese di ingaggio, potrebbe arrivare all'Inter se Sanchez non venisse riscattato. Sempre per fare il capitolo Lautaro, nel caso in cui rimanesse all'Inter, l'Inter sarebbe già disposta ad offrire un contratto con rinnovo o aumento della clausola sui 150 o eliminazione totale. Questo dipende dall'Inter, perché la clausola protegge, cioè protegge secondo me più cioè di una potenziale non clausola. Comunque contratto sui 7,5-8, che era quello che io mi auspicavo e speravo che l'Inter facesse già da tempo. Capitolo sempre attaccanti, capitolo riscatti: ha fatto capire che Icardi andrà via e che l'accordo è imminente, anche se arriverà dopo il 31 maggio, comunque si troverà la quadra nei primi giorni di giugno, per 60-65 milioni complessivi per Icardi, più 15, diciamo che ci sono 15 milioni aggiuntivi nel caso in cui il PSG rivendesse a un italiano Icardi, quindi una clausola anti-Juve. Perisic ci ha fatto intendere che alla fine col Bayern si troverà un accordo, però protraendo di più il termine, mentre Nainggolan è quello che vi ho detto prima. Su altre cose, non è, cioè, diciamo che è stato molto chiaro, Ausilio ha fatto capire le reali intenzioni dell'Inter, che sono quelle di crescere, creare un mix di giocatori giovani e qualitativi, e
un mix magari di esperti, prendo uno, due, tre parametri zero, tra cui Vagianidis, che è un parametro zero che l'Inter piace molto, giovane, e che ha detto che arriverà all'Inter e poi Conte deciderà se tenerlo in prima squadra o farlo giocare in primavera, come un po' ha fatto questa scelta su Esposito. Capito l'Esposito, il giocatore non ha ancora trovato un accordo con l'Inter sul rinnovo, ma verrà dato molto probabilmente in prestito. Diciamo che Ausilio è stato molto chiaro e ha dato, secondo me, parlando tutte di queste cose, serenità all'Inter, che adesso dovrà ricominciare il campionato e la Coppa Italia. Io sono molto in disaccordo con le polemiche che sono state fatte sul calendario, perché si sapeva che era così se si decideva di ricominciare. È ovvio che se ricominci per finire il campionato entro ad agosto di giocare ogni 3 giorni, e va anche bene, secondo me, giocare la Coppa Italia. Inizialmente l'Inter dovrebbe concentrarsi sulla semifinale di Coppa Italia, non pensando al recupero con la Sampdoria, perché la semifinale di Coppa Italia, se vinci, perché ti basta una vittoria a Napoli, passi, a parte l'1-0 che ti porta i supplementari, ma comunque ti dà le garanzie di vincere, le possibilità di vincere, e andresti a giocarti una finale e una partita che ti può dare un titolo, cosa che all'Inter non capita dalla finale di Supercoppa Italiana del 2012, quando Gasperini andò in vantaggio con una punizione di Sneijder e poi segnarono Ibra e Boateng col Milan persa. Quindi diciamo, e dalla Coppa Italia del 2011, quindi comunque sarebbe una partita molto importante. Si ricomincia, oggi l'Inter ha lavorato a doppia seduta, cioè diciamo in due gruppi, e secondo me ha fatto molto bene, diciamo, Ausilio, che ha inoltre confermato, diciamo, il riscatto e l'opzione per Young, che era scontato. Mi è stato molto chiaro su molte cose, dando molta certezza. Cioè adesso l'Inter non parlerà più di Werner, di Lautaro se ne parlerà, ma meno. Cioè, nel senso, se il Barcellona arriva con 111 milioni, l'Inter, o con una valutazione complessiva tipo 90 più un giocatore che piace all'Inter, a quel punto diciamo che è una valutazione che piace all'Inter, e l'Inter si siede anche a trattare. Però ovviamente le cose, cioè, diciamo, le offerte che sono arrivate finora non hanno soddisfatto l'Inter, per questo l'Inter ha accelerato e contrattaccato. Poi, per quanto riguarda altre trattative, si vedrà molto da quello che riuscirà a fare l'Inter, ricordandosi che l'Inter vuole anche intervenire sulle fasce con giocatori importanti. I nomi sulle fasce sono ancora un po' più nascosti rispetto a quelli sul centrocampo, e anche in difesa, dove comunque il principale obiettivo è sempre con Bull e Vertonghen nel caso in cui Godin parta. Questo è tutto, ripeto, a me è piaciuto molto Piero Ausilio, che ha parlato chiaramente, e speriamo che il campionato ricominci presto, senza polemiche, con un Inter che riesca a qualificarsi alla Coppa Italia e magari vincere il primo titolo. Ci sentiamo più avanti e buona serata.